con Biraghi. Ancora per Bessa, poi all'indietro verso Benedetti. Manovra l'Inter con Natalino, quindi Thiam affrontato, Thiam da Ferrante, tutto regolare. Thiam forse aveva subito fallo in quell'occasione, Ferrante ha messo in fallo laterale. Romano, da Romano per Krejcetic, sempre poi Bessa a smistare lì in mezzo, ancora Duncan, insiste Duncan in due tempi alla meglio su Panepinto, ancora il 19enne ghanese riesce a mettere il pallone in mezzo, spazza, scaglia, poi il numero 3 Biraghi che va al recupero, Panepinto, lungo lancio a cercare Pinelli, di testa Chisela, ancora Pinelli, può ripartire il Torino con l'anticipo su Miello, ritenuto regolare, e allora riparte l'Inter, squadre abbastanza lunghe in questi minuti conclusivi dei tempi regolamentari. Bessa, Thiam, Natalino, da Natalino per Krejcetic, poi ancora Duncan, prova il sinistro Duncan, rimpallato da Scaglia, Pinelli, quindi Benedetti all'indietro verso Bardi. Anche... Toro non riesce più ad essere così efficace come lo è stato prima, ha passato proprio baricentro, fa fatica andare ad aggredire, recuperare palla e poi ripartire, per cui diciamo che in questo momento la partita l'ha in mano l'Inter. Sta scivolando lentamente il boccino della partita tra le mani dell'Inter, effettivamente Torino che ha dovuto fare a meno di Comi e Taraschi, davvero per diciamo consunzione agonistica, hanno speso praticamente tutto nei primi 70-75 minuti, anche se proprio senza Comi e Taraschi qualche minuto fa si è procurato il Torino, perlomeno si sarebbe procurato un calcio di rigore non concesso dall'arbitro per il fallo che comunque c'è stato di Girasek su Vita. Miello verso Panepinto, da Panepinto per Pinelli, ancora Pinelli dentro l'area, poi Chisela, anticipato Bessa da Ippolito, prova a effettuare un altro sforzo sullo slancio il Torino con Ferrante fuori misura, il suo posizionamento. Natalino, parte Natalino sulla destra, Natalino contro Ferrante, Chisela, Biraghi, di nuovo per Duncan, attendente di Duncan, siamo nel tempo di recupero, siamo nel tempo di recupero e c'è l'interruzione di gioco da parte del direttore di gara, c'è un problema infatti per un giocatore granata, ha toccato duro un colpo al capo evidentemente, dettaglio anche sulla panchina dell'Inter. Ci avviciniamo a grandi passi verso i tempi supplementari, a meno di colpi di scena che evidentemente dovrebbero essere definitivi a questo punto. Vediamo anche la comunicazione del recupero, saranno 4 i minuti di recupero, almeno così intravediamo dalla lavagnetta, infatti 4 minuti di recupero, 4 minuti ancora per spezzare un equilibrio che ha resistito insomma nonostante comunque la prevalenza ai punti del Torino sia in dubbio. Sì, indubbiamente, anche se non dobbiamo lasciarci condizionare da questi ultimi 15 minuti, 10 minuti dell'Inter che ha preso un po' il sopravvento, però raramente è riuscita a impensierire il portiere Gomis se non con due conclusioni da lontano, però per lunghi tratti il Toro è stato superiore e ha costruito sicuramente qualche cosina in più. Intervento falloso da parte di Pinelli, calcio di punizione dunque per l'Inter. Una mezza occasione anche questa, perché sinceramente non ho ben capito il motivo del fischio dell'arbitro e si sarebbe trovato Ferrante solo davanti al portiere. Thiam all'indietro per Natalino, poi
nuovamente verso Chisela. Krisetic, Krisetic allunga verso Bessa, poi sulla sinistra Biraghi, ancora Bessa, da Bessa ancora per Biraghi, lungo linea il colpo di testa di Franchino, poi quello di Vita, ancora Bessa nuovamente per Biraghi, Dell'Agnello, intervento di Chiosa in acrobazia, riesce a spazzare più lontano possibile il centrocampo granata, ancora poi da Romano per Krisetic, cerca di emergere Scaglia, ancora Romano, da Romano verso Bessa, l'allungo da parte di Thiam, blocca Gomis che si allunga in tutta la sua altezza, allora prova a far rifiatare innanzitutto la sua squadra. Possiamo fare una considerazione, in questa partita poteva giocare anche Coutinho, vista l'età. È vero. E magari poteva dare un contributo, perché ormai siamo alle fasi finali, anche se arriva uno che è sempre nato con la prima squadra, che è nella sua prima squadra, però ha l'età per poter giocare, si può anche prendere in considerazione l'utilizzo di uno, di un giocatore di quel livello. No, poi soprattutto sono quei giocatori che si trovano in una situazione un po' di mezzo, perché si è aggregato alla prima squadra ma non giochi mai. Qui non è mai venuto, per cui... Esatto. Io invece sono convinto che l'esperienza la fai giocando più che guardando gli altri. Rilancio a cercare Duncan, chiuso Duncan da Scaglia, fallo da parte del giocatore ghanese, calcio di punizione allora per il Torino con Scaglia, il colpo di testa da parte di Chisela, poi nuovamente insiste il Torino con Miello, c'è allora Ferrante, si oppone però Thiam, c'è forse spazio per un'ultima azione dell'Inter, Bessa, Thiam a posto così, anche se finisce 0-0 il tempo regolamentare, si va dunque ai tempi supplementari per determinare una tra Inter e Torino, una squadra qualificata al secondo turno degli spareggi di playoff. Situazione di 0-0 dopo 90 minuti molto intensi, 90 minuti nei quali il Torino si è fatto preferire, un Torino che però ora in presumibile debito d'ossigeno, perché è la squadra che ha speso oggettivamente di più nel corso di questi 90 minuti, si troverà poi anche a dover affrontare la mezz'ora aggiuntiva senza i suoi uomini più in vista, Comi e Taraschi. Sì, indubbiamente questi tempi supplementari potrebbero vogliere a favore dell'Inter, perché il Toro ha consumato molto con una condotta di gara molto spregiudicata, pressing sempre molto, molto alto, per cui con un grande dispendio di energie, e in più, come dicevi giustamente, senza un giocatore come Tarassi che per un'ora ha fatto un po' la differenza imperversando sulla sinistra e Comi, per cui sicuramente due perdite gravi. Si prendono una pausa i giocatori a bordo campo, ci prendiamo una pausa anche noi, Alessandro, una piccola interruzione, linea alla rete, a tra poco per i tempi supplementari di Inter Torino Primavera.